alla quinta puntata. Manuele passa e potrà proporre un pezzo a proprio piacimento, data la serata a tema libero nelle canzoni. Lara tornerà certamente, grazie ai vostri voti, non affrontando il ballottaggio. Luca, bravo Luca, per vostra decisione a passare il turno sarai proprio tu. Ale Cava, quindi Alessia e Francesca, vieni. Facciamo un applauso a Francesca per incoraggiarla. Passa il turno e la rivedremo sabato prossimo. Il primo clip passa e torna con certezza la prossima serata. Secondo i vostri voti e quelli della giuria esterna, Giulia non affronterà il ballottaggio e si salva, tornerà nella serata IP per vostra decisione. Valentina, Elisa, piace, è difficile, è una cosa ormai assodata. Un applauso a questa ragazza, ci sarà nella serata IP. Cleo torna il 23 di aprile, tra una sola settimana, 6 giorni per preparare un pezzo. Il nome è quello di Alessia. Francesca. Damiana, ma avete deciso che tornerà il 23 di aprile, tra una sola settimana, avrà bisogno dei vostri voti ancora una volta. Ilenia, si salve Ilenia, anche per lei un applauso. Si salvano. E sarà con noi nella serata IP. Alessandra passa e torna nella serata IP. Alice Dorio va o vanno avanti. Le Sunny Bright, avete deciso che tornerà con noi esibirsi, o torneranno con noi esibirsi tra una sola settimana. Alice che salve, così prosegue il percorso netto della squadra rossa. Mi spiace per le Stardust, facciamo un applauso a queste due ragazze, la mia marcia e Stella. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling cool. Sicuramente è complicato, perché vabbè, cioè
Francesca che vabbè è le mie, quindi dovresti parlare un po' più forte, è mia e salvo lei, quindi però per è attrice e ho una grande stima, mi piace un sacco come canta, come c'è anche la personalità molto, quindi è difficile. Salvo Francesca, ma ho un rammarico per Beatrice. Ok. Io non sono d'accordo sul ballottaggio, ovviamente per Beatrice, come anche per Francesca, perché Francesca mi piace molto, è particolare, ha una voce molto particolare che non avevo mai sentito, un timbro che a me piace veramente tanto. Quindi sono molto dispiaciuta di dover eliminare e di salvare Beatrice, che secondo me, come hai detto tu, è una delle più belle voci di questo talent. Quindi salvo Beatrice, Francesca, scusami Francesca, e comunque complimenti anche a te. Deve essere equivalente a una persona in ballottaggio, perché sarebbe molto più semplice, senza nulla togliere a niente, sono felice di esserci. E entrambe voi mi siete piaciute da subito, perché a vostro modo, seppur diverso, avete un modo di imporre la vostra voce diversa, alternativa rispetto ad una cosa classica. Ci sono delle differenze tecniche, ci sono delle differenze anche di gusto, appunto lo dico in maniera diversa, e la scelta è difficilissima. Lo dico chiaramente, se fossi ultimo io manderei al ballottaggio esterno, perché non so che cosa dire, ma devo fare una scelta. Un consiglio che do a tutte e due, indipendentemente da chi va avanti oppure no, è che mi sono un po' stufato di sentirvi cantare tutti bene così quando c'è il ballottaggio. Allora, cantate così in serata, scegliete il pezzo giusto e voi due non ci avrete più in ballottaggio. Prima o poi una volta nella vita ci si va bene, qualcosa finisce. Però nel senso, questo voglio dire, se si fa una scelta corretta, indipendentemente da questioni tecniche, non tecniche, che poi vogliono dire, ma anche no, alla luce di quello che ho visto e sentito, e per quello che penso, non tanto tecnicamente ma personale, perché poi di un gusto personale si tratta, io salvo Francesca. Io salvo Francesca, quindi di conseguenza elimina Beatrice, due eliminazioni ad una. Ricky, allora, a te la palla. Sì, scelta complessa, come hanno già detto gli altri, non mi dilungo oltre. Io come tutti gli anni cerco di portare avanti, quando vengo chiamato in causa, la mia classifica personale con la gente che ricorrente, scusate, che vorrei vedere in finale, ovviamente con le eccezioni dei miei partecipanti della squadra d'arancione. Detto questo, ho un compito più agevole, nel senso che do i voti a ogni prestazione e non li cambio, nel senso magari potrei dare dei voti troppo alti a qualcuno, ma poi do ecco la serata e non torno più indietro, non vado a modificarli in base a come cantano dopo. C'è da dire due cose velocissime. Uno, importantissimo il percorso che si fa. Due, fondamentale come si canta in puntata. L'ho detto prima commentando da Rinaldo che vorrei cantato da 10 tutte le volte, ma se quella salata pecca va valutata anche quella un peso. Canzoni non adatte a loro, comunque non precisamente calzante le loro voci. Non era giusto il ballottaggio per quanto riguarda una delle due, non dico chi. Ho fatto i conti. La voce di una delle due mi arriva leggermente di più, e io non essendo un tecnico, e lo ribadisco anche se qualcuno non piacerà, va bene, vado di pancia e vado secondo i voti che ho dato, salvo Francesca e Olivia Beatrice. Francesca, salvo, poi vanno. Fuori la casa. Voi fate cosa volete stasera. Thank you.
particolarmente anche alla scelta finale. Non commento altro perché lo sapete anche voi che anche adesso ci sono state un sacco di imperfezioni. Però forza ragazzi, Stella, tira fuori quello che è anche il tuo nome, no? Brilla un po' di più, ecco. Brava ragazzi. Allora, appunto, anch'io volevo parlare con tutte e due da Italia dei Consigli. Allora, Stardust appunto, sia prima che adesso, ho visto delle imprecisioni. Siete un po' allenanti, cioè nel senso che la prima serata un po' poco, la seconda serata bravissime, mi siete riuscite tantissimo nell'horror, poi parlo successivamente. Adesso questa serata si è visto un po' più, quindi al ballottaggio ci stava, diciamo. Però appunto questa volta adesso al ballottaggio avete dato quello che siete, quello che avete visto a Tavini di Imperia e vi siete piaciute. E volevo dire di Elisa che invece in confronto ai Tavini di Imperia ti ho visto molto più energica adesso, sia l'altra volta che ora. E quindi complimenti, nel senso che quando ti abbiamo visto i Tavini finali a Carcere non mi ricordo nulla. Adesso ti ho visto molto più energica, molto più tranquilla, nel senso che non so dei bevi, però io salvo le Stardust. Due eliminazioni a zero, la regia potrebbe essere decisiva. Sì, credo che lo sarò, mi rubo anche qualche minuto giusto per dire due cose alle ragazze. A Elisa faccio i miei complimenti e gli do la mia solidarietà, un abbraccio, perché è una ragazza dolce e piccola ancora, però Elisa hai da studiare ancora molto. Ci sono proprio dei difetti nell'eseguire i passi e le cose che vanno su cui va lavorato. E ricordati comunque che un ginocchio non teso, una punta non teso, un passo fatto male può essere salvato molto dall'espressione, perché se il pubblico ha il piacere di vedere la tua anima attraverso i tuoi occhi, attraverso i tuoi gesti, il tuo sorriso, se tutto il tuo corpo respira, vive e racconta, magari anche quelli della giuria che se ne intendono non noteranno il ginocchio non teso. Invece a me mi sono saltati agli occhi proprio tutti i difettucci che esistono e che puoi lavorare. Durante le lezioni li pulisci. Alle Stardust dico: Stella, per favore, sì, sì, bene, che cioè io lo so che a te la danza piace, ma anche adesso che avete fatto questo pezzo, l'avete fatto bene, si vede che è un pezzo lavorato. A un certo punto sembravi stanca, svogliata. Proprio, oh, aspetta, ma finisce, ma sai, è quasi fatta. Guarda, guarda come sorridi bene. Ma vivere queste cose, facci vedere. Dai, così fai un gesto di amicizia anche verso la tua amica. Vabbè, io sono la Stardust. Ok, allora un'altra decisione, è stata se vanno avanti, ma adesso non ti diamo in causa perché non è bellissimo, no, essendo la voce entrante, problema delle Stardust. Facciamo un grande applauso per favore a questa ragazza. Grazie.